royalty. I have a little message I want to tell to all you ladies and all you men tonight. If you've ever needed someone to love, if you've ever had someone to love, if you've ever had someone who doesn't understand, if you ever had someone who needs your love all the time, there's someone who's with you when you're up, someone who's with you when you're down. And if you've ever had somebody like this, you better hold on. E galena fregia è un fantasma in sulla veranda, partirà come petroli e anche la luna mi pare che sbanda. La trega che fa fregas e buca verda che disnagut tu ma la radio sgrafigna. Ce l'hai il Bob? Vai, quante palle per te! No, adesso da dove c'è Mood ti lascio andare da solo. Al massimo finisci la neve fresca. Lascialo! Ale, prendi il cane! E sem partì per questa America sognata impresa, la faccia dubbia come una moneta e una valigia che ne venda con. E sem partì come top de vetro del Cerato, una vita nuova quanti di selma, quella vecchia la debica in spal. E sem partì. Thank you.
salutati a mano da questa gente che non riesci più a vedere. Shatai alura jo Hey cowboy bouncer. Non è stata un'occasione da fiatone quella di oggi a San Bernardino con il grande successo di Mangia e Nevi, una passeggiata enogastronomica per l'Alta Mesolcina dedicata davvero ai più golosi e agli amanti delle camminate. Erano davvero tanti partecipanti di ogni età in una San Bernardino innevata come non accadeva da anni. Cosa le piace di questa passeggiata? Ma la compagnia, stare in compagnia una giornata, il bere e il mangiare, si vede, non disdegno, quindi partiamo con grande entusiasmo. È anche una bella occasione per fare esercizio, specialmente per me che non sono molto in forma. Nonostante il tempo questa mattina presto non fosse proprio ideale, 480 persone non si sono lasciate scoraggiare ed eccole qui, ai blocchi di partenza suddivise in gruppi da 50, prima di iniziare una lunga passeggiata su e giù per i luoghi più suggestivi di San Bernardino. La camminata enogastronomica Mangia e Nevi, giunta alla quinta edizione, piace sempre parecchio. La gente che è arrivata è tutta contenta proprio perché può anche stare a contatto con la neve nella neve. Sei le postazioni enogastronomiche, una più golosa dell'altra, dove non mancano vini distillati e buon cibo. Abbiamo pensato di promuovere i prodotti locali. Promuovere prodotti locali era l'intento di fare più o meno tutto chilometro zero. E perciò siamo arrivati a trovare sul territorio quello che sono poi i prodotti che noi offriamo. Tra le varie postazioni ci fermiamo in una delle più frequentate ed anche delle più allegre, quella dell'aperitivo con salmone e musica per tutti. Il tempo è molto bello oggi. Sì, no, con la neve così che scende un pochino va bene. Sì, è bello. Si sta divertendo anche il cagnopolo qui. In teoria dovremmo riuscire a farla tutta, speriamo. 7,5 chilometri di sentieri immersi in una natura incontaminata, paesaggi che ricordano il Canada. I più allenati affrontano le salite senza problemi, altri hanno il fiatone. Faticosa, perché quest'anno ci sono qualche salita in più che toglie il fiato, forse perché siamo un po' fuori forma noi. Vediamo se mangiando qualcosa in più poi andiamo. Dopo il salmone siamo gasati. Percorso bellissimo, pieno di neve ma con gente simpatica. Ed è una bellissima giornata. Dopo le fatiche una meritata pausa con una buona zuppa calda e poi via verso un altro gustoso aperitivo con formaggi locali e vino a gogo prima dell'attesissima pausa pranzo con raclette, patate e sottaceti. Com'è la raclette? Buonissima, spettacolare.